tutti, fratelli marziali, io sono Marco Grastolla e vi do il mio benvenuto su Kenkashin TV. Non so se lo sapete, ma il nostro DKO ha combattuto nuovamente sul ring, questa volta contro Manny Pacquiao. Io appena ho saputo dell'evento, un utente, che ringrazio, Fiorentino, mi ha inviato in privato un video, ha combattuto di nuovo DKO, che ne pensi? Ho visto contro Manny Pacquiao, ho detto... Oddio, voleva suicidarsi in modo creativo di DKO e quindi ha scelto di morire contro un campione. Comunque, a parte questo, ho guardato il match. C'è da dire che rispetto al match contro Bradley è migliorato di DKO e nessuno mi toglie dalla testa che abbia preso lezioni di box per prepararsi all'evento e quindi il match perde un pochettino di senso, perché se vuoi dimostrare la tua abilità e la tua capacità di trasferire le tue arti marziali allo sport da combattimento, in questo caso la box, allora se prendi lezioni di box, tanto vale, fai box, cioè qual è il senso di fare ste robe, che cosa vorresti dimostrare, no? È chiaro che non ho le prove del fatto che lui abbia fatto box, ma secondo me per prepararsi all'evento, dato il miglioramento che c'è stato, devo dire netto ma non sufficiente assolutamente, secondo me ha studiato un pochettino di box proprio per non fare la figura che ha fatto la volta scorsa. Certo, c'è da dire che cosa? Sono contento del fatto che Manny Pacquiao sul finale dei round abbia premuto un pochettino la mano, perché chiaramente era a discrezione di Pacquiao il quanto dovesse durare il match. Erano 6 round totali, sono arrivati fino alla fine. Di che io qualche colpo l'ha incassato bene comunque, però c'è da dire che se Manny avesse voluto terminare il match al primo round, sarebbe terminato al primo round. L'ha portato in avanti per amore di spettacolo, però sono contento che gli ultimi due round comunque Manny ha deciso di dare un pochettino di onore alla pagliacciata, ma anche in senso buono, nel senso di esibizione. Decidi di dare un po' di onore premendo un po' di più la mano, mostrandoti che io che cos'è la box, che cos'è la box di un campione di quel calibro, dandogli anche un assaggio, perché ripeto, se avesse voluto Manny lo avrebbe demolito. Quindi onore a DKO per il fatto che comunque è salito sul ring. Io però non capisco questi eventi, cioè li capisco da un punto di vista pubblicitario, ma non capisco che cosa si vuole pubblicizzare. Il fatto che io faccio arti marziali, che non è un fuffarolo ma sa anche combattere, non ha dimostrato anche in questo caso di saper combattere, perché anche qui si è limitato a sopravvivere a Manny Pacquiao e ha tirato qualche colpo all'inizio, ha perso subito fiato, ma perché appunto, ripeto, la modalità della box con i suoi tempi, le sue pause, i suoi recuperi, le sue strategie comporta un tipo di allenamento abbastanza specifico. Se non ci si allena in quel modo lì, è normale che si rimane senza fiato, non si riesce a sfruttare bene il recupero post round, oppure tattiche, strategie come legare all'avversario per recuperare e così via. Poi c'era l'arbitro, ovviamente coreano, che è al minimo pugno dietro la nuca, che poi non c'è stato e non era chissà che, si sono fermati mezz'ora ed era la classica tattica per far recuperare il concittadino di DKO, perché era lì in balia di Manny, e con questa scusa qua si sono allungati i tempi di recupero. Insomma, ci sono state delle cose arbitrali un pochettino così, però non vado nemmeno troppo a sindacare, perché rispetto, cioè, ripeto, è una cosa talmente che... un evento talmente boh, cioè, io li paragono sempre agli eventi che facevano tanti anni fa sui freak, no? Cioè, quella gente che magari aveva dei
problemi di salute, che siano il gigantismo oppure malformazioni particolari, che venivano messi nei circhi e la gente pagava per guardare queste cose strane che non aveva mai visto. Ecco, allora quando io vedo Jake Paul contro quello, Logan Paul contro l'altro youtuber, o vedo il lottatore di greco-romana contro quello che fa braccio di ferro, cioè sono quelle cose sì che danno quell'interesse dello strano, ma poi secondo me finisce lì. Non capisco che cosa voglia dimostrare di che io in queste cose. Probabilmente vuole convincere la fetta di pubblico che lo segue che anche lui sa combattere, e qualcuno, così come si è illuso che di che io sia sopravvissuto, sia rimasto in piedi contro Bradley, adesso magari si illuderà che contro Manny Pacquiao abbia fatto 6 round veri. E quindi in questo senso capisco il marketing che c'è dietro. Però ragazzi, guardiamo le cose un pochettino con un occhio più critico. È marketing fine a se stesso. Hanno preso una barca di soldi entrambi. Non so quanti ne ha presi Manny Pacquiao, ma penso sia stato pagato profumatamente. E ci sta, è anche il suo mestiere, è una bella pensione anche per lui. E di che io potrà fare stage, eventi, roba varia, fregiandosi del fatto di aver tenuto testa a Manny Pacquiao. E questa, raga, pubblicità, raga, è pubblicità. Vuoi mettere che no? Dice, oh, io 6 round contro Manny Pacquiao ho resistito, non sono il più forte del mondo io, però chi resisterebbe quantomeno? Vuol dire che quello che faccio funziona, vuol dire così colà, e c'è tutto il giro di soldi dietro. Insomma, è una cosa che ha convenuto a entrambi, tutto ovviamente messo a tavolino. E questo, ragazzi, non vi illudete troppo sulla faccenda di che io robe del genere, perché veramente è un amatore. È un amatore, cioè quando si muove da solo si muove anche bene, benissimo anzi, secondo me, perché veramente si vede, ha una consapevolezza dei propri movimenti più unica che rara, secondo me, la verità. Però non ha preso quella consapevolezza tecnico-gestuale, non l'ha contestualizzata mai in un combattimento vero, ok? E quindi nel momento in cui si muove da solo, sembra il padre eterno, quando combatte è, non sembra, è un amatore. Un semplice amatore, è uno che mo sta iniziando a combattere, mo sta iniziando a fare i primi sparring, e si vede, non ha gestione degli spazi, gestione del fiato, non si trova a suo agio. Ripeto, in questo match si trova un pochettino più a suo agio rispetto al primo, che è stato un disastro totale. Questo non è un disastro, anche se lo è, però, come dire, c'è sempre quella componente che si vede che è un amatore contro un professionista che sta semplicemente giocando. Tutto qui.